GrowWatt offre la Wallbox Thor Smart AC da 3 a 22 kW nella versione con presa e plug-in. Sono disponibili modelli a 230 V AC da 3 a 7 kW per applicazioni residenziali e a 400 V AC da 11 a 22 kW anche per uso pubblico. La Wallbox GrowWatt Thor è quindi ideale per tutti i contesti residenziali e commerciali. Nel mercato attuale, la maggior parte delle Wallbox AC è costituita da modelli standard senza integrazione fotovoltaica. GrowWatt ha una solida esperienza nel fotovoltaico. Integra energia fotovoltaica e ricarica EV per caricare i veicoli elettrici con il 100% di energia rinnovabile tramite l'energia fotovoltaica eccedente i consumi dall'utenza, massimizzando i vantaggi dell'impianto. È possibile controllare da remoto in tempo reale stato di carica, capacità caricata, costo, tempo di carica, corrente tensione, eccetera. La strategia di ricarica può essere personalizzata attraverso diverse modalità operative, come Fast, Off-Peak e PV Linkage. Inoltre la Wallbox GrowWatt supporta l'aggiornamento remoto del firmware. L'app è in grado di fornire analisi dei dati complessivi, come i dati di capacità totale di carica, costo e tasso di autoconsumo con modalità fotovoltaica attivata, permettendo agli utenti di seguire l'attività di ricarica. La Wallbox GrowWatt è dotata di una protezione globale per la sicurezza e l'affidabilità, come la protezione da fulmini, sovratemperatura, dispersione a terra, cortocircuito, sovraccarico e sovra- e sottotensione. La protezione integrata contro la corrente di guasto DC da 6 microampere consente il risparmio del costo aggiuntivo di un dispositivo differenziale DC. In Europa la Wallbox Thor è altamente flessibile grazie alla pistola interfaccia di ricarica di tipo 2 e compatibile con tutti i veicoli elettrici dei diversi marchi, come Renault, Tesla, Nissan, BYD e BMW. Per la connessione tipo 1, GrowWatt può offrire un cavo di ricarica con adattatore da tipo 2 a tipo 1. La Wallbox GrowWatt è compatibile con impianti fotovoltaici di diversi marchi per caricare l'auto con l'energia fotovoltaica in eccesso tramite l'aggiunta di un meter lato rete per monitorare il flusso di energia. Come funziona? Quando l'energia fotovoltaica è sufficiente, l'impianto fornisce energia in modo prioritario alle utenze e solo l'energia in eccesso viene esportata in rete. Quando il contatore rileva l'esportazione dell'energia in eccesso verso la rete, invierà il segnale alla Wallbox Thor, che inizierà a caricare in automatico il veicolo elettrico con l'energia fotovoltaica in eccesso. La Wallbox GrowWatt supporta diverse modalità di attivazione di ricarica, tra cui Plug and Play, App Mobile, Tessera RFID. La Wallbox Thor comunica tramite LAN, Wi-Fi o 4G, adattandosi a diverse situazioni applicative. Il modello predefinito è la versione Wi-Fi con porta LAN. Per la versione 4G, consultare il distributore locale. Le molteplici modalità di funzionamento consentono di personalizzare le strategie di ricarica. La modalità Fast consente di caricare il veicolo elettrico alla massima potenza da una fonte rinnovabile o dalla rete. La funzione è pensata per una ricarica rapida. Supporta inoltre diverse strategie di controllo del timer, capacità e budget di ricarica, eccetera. La modalità off-peak è utilizzata per i mercati con prezzi dell'elettricità a fasce orarie. In modalità off-peak, la Wallbox caricherà automaticamente il veicolo nella fascia non di punta e interromperà la carica nelle ore di punta o nella fascia intermedia per ridurre il costo in bolletta. La modalità PV Linkage è una modalità con un algoritmo intelligente per combinare produzione fotovoltaica
con ricarica di veicoli elettrici. In modalità PV Linkage, quando l'energia fotovoltaica è sufficiente, il sistema fornirà energia alle utenze e poi alla batteria di accumulo. Se la batteria di accumulo è completamente carica, la Wallbox Thor si accende automaticamente e utilizza l'energia prodotta in eccesso per la ricarica del veicolo. Da notare che in modalità PV Linkage non si può attivare la funzione di limitazione dell'esportazione. Thor non può rilevare i dati sull'energia fotovoltaica in eccesso. La funzione boost manuale è disponibile solo in modalità PV Linkage ed è utile se si arriva a casa con la batteria quasi scarica e serve una ricarica rapida per avere energia sufficiente per un breve viaggio. Come funziona? In funzione boost manuale, Thor caricherà il veicolo alla massima potenza, fast, per una determinata durata, dal fotovoltaico e dalla rete. Dopodiché tornerà alla modalità PV Linkage. Con questa funzione si ottiene una capacità sufficiente per un breve viaggio se l'energia fotovoltaica non è sufficiente. Ad esempio, se si torna a casa alle 10 del mattino, una volta collegata l'auto, la Wallbox inizierà a caricare il veicolo con l'energia fotovoltaica in eccesso. Ma se l'energia fotovoltaica è debole, la potenza di ricarica risulterà ridotta. In questo caso si può attivare la funzione boost manuale dalle 12 alle 14. In questa fascia oraria il veicolo verrà caricato alla massima potenza con energia dal fotovoltaico e dalla rete, per tornare poi alla normale modalità PV Linkage. Lo Smart Boost è disponibile solo in modalità PV Linkage e Off-Peak e garantisce la capacità della batteria del veicolo prima di un tempo prestabilito, anche se l'energia fotovoltaica non è sufficiente o il tempo off-peak è breve. Lo Smart Boost consente di caricare il veicolo con un dato valore di kilowattora entro una certa ora e può prelevare energia dalla rete per garantire la capacità richiesta se l'energia solare è insufficiente. Ad esempio, l'utente vuole che la carica del veicolo sia sufficiente 20 kWh per uscire alle ore 22. E il veicolo è stato caricato con energia fotovoltaica in eccesso in modalità PV Linkage con solo 10 kWh. Avendo attivato lo Smart Boost, la Wallbox Thor aumenterà automaticamente la carica fino a raggiungere i 20 kWh richiesti entro le 22. La funzione di bilanciamento del carico è pensata per applicazioni domestiche, dove il prelievo della rete è limitato su un valore massimo, monitorato da un magnetotermico di sgancio. La Wallbox può rilevare tramite un meter aggiuntivo la potenza totale dell'utenza. Regolerà quindi la potenza di ricarica in modo dinamico in base alla potenza limite e caricherà sempre l'auto alla massima velocità di carica, evitando l'attivazione del magnetotermico di sgancio. Anche la Wallbox Thor può essere parte del sistema Grow Home. Grow Home integra fotovoltaico, accumulo, Wallbox, produzione di acqua calda, interfaccia VPP e dispositivi IoT basati su AI e Big Data per aumentare il tasso di autoconsumo fotovoltaico e contribuire a una vita intelligente e confortevole. Tutti i dispositivi IoT possono funzionare in modo intelligente in modalità PV Linkage per incrementare l'autoconsumo.